Luigi Saporito è l'ideatore di questa bella iniziativa che si terrà il 12 agosto a Crotone. Ci vuoi parlare un po'? Sì, un'iniziativa nata quasi per gioco, per caso. Volevamo fare qualcosa coinvolgendo un po' tutti quanti e spendendo pochissimo. Allora ho pensato, facciamo una cosa sul mare, perché il palcoscenico ce l'abbiamo, le persone ce l'abbiamo. Ci mancava un po' la miccia, la scintilla. Allora ho pensato, facciamo una catena umana, ricordando pure i 30 anni della morte di Rino Gaetano. È nata questa iniziativa, ne ho parlato con due miei carissimi amici, Bruno Palermo e Francesco Latella, hanno sposato subito l'idea, anche perché Francesco è titolare della radio e solo con la radio si può effettivamente portare a termine questa iniziativa, che come ricordavi tu si terrà il 12 di agosto alle 18. Praticamente noi faremo una catena umana lunga 7 km, un'idea all'abbraccio della città a Rino Gaetano, e alle ore 18 in punto Radio Studio 97 manderà in onda la canzone celeberrima di Rino, Ma il cielo è sempre più blu, con la speranza, ma siamo certi e sicuri, che tutta la città, tutti i bagnanti canteranno e balleranno tenendosi per mano, ricordando quello che è stato uno dei nostri artisti più grandi di sempre della nostra storia. Un nuovo momento, visto anche che se nel passato Rino è stato un po' contrastato. La storia di Rino Gaetano con Crotone non è stata sempre idilliaca, addirittura ce lo rubano da tutte le parti, però l'anagrafe non tradisce. Lui è nato a Crotone, ha vissuto a Crotone fino a 10 anni, poi per motivi di lavoro i suoi genitori si sono trasferiti a Roma, lì è nato artisticamente, però lui ogni estate fino ai 19 anni è tornato a Crotone a ritrovare i vecchi amici, ad andare nel mare, in quel mare che lui amava. Mentre poi, come facevamo notare in conferenza stampa, questa città ancora adesso non è riuscita a dare il giusto tributo, mentre da altre parti fanno veramente cose pazzesche nel nome di Rino Gaetano, ci fanno anche i soldi, devo essere sincero, perché noi ancora non siamo riusciti ad organizzare un qualcosa. Ne parlava pure Roberto Salerno, c'è l'idea di fare il festival di Rino Gaetano invitando cantanti di big, costringendo tra virgolette di venire a cantare qualche canzone del grande Rino Gaetano, visto che loro, proprio loro, non perdono occasione nelle varie interviste di ricordare sempre questo cantante, che ancora adesso, a 30 anni dalla sua morte, per quello che scriveva, i testi che scriveva, è attualissimo. Punto. E non si può disconoscerlo. Parlavi dei 30 anni, a 30 anni dalla sua morte saprai sicuramente che un CD con le sue cover cantati da Big, della canzone, tra cui anche Vecchioni, che ha vinto l'ultimo festival, da 4 settimane in classifica. Come fa a succedere questo, insomma? Vabbè, io e te magari siamo fan di Rino e ce lo spieghiamo, ma spieghiamo agli altri, com'è possibile? Canzoni scritte anche 40 anni fa, se non più. Allora, ancora... mi è venuto in mente una cosa: in questi giorni si parla tanto di sprechi della politica, vero? Bisogna tagliare i costi, bisogna un attimino ridurre quello che è. E se non ricordo male, uno dei problemi principali è che i nostri politici usano troppe auto blu. Le auto blu Rino Gaetano le contestava nel 75, ragazzi, auto blu, sangue blu. E poi un'altra cosa che a me onestamente mi tocca, perché chiaramente io sono uno che opera nel mondo del lavoro, Rino Gaetano già cantava tanti anni fa "Chi muore al lavoro", quando nemmeno i giornali riportavano nelle notizie le morti bianche. Adesso, quando sentiamo che la gente muore al lavoro, ci dispiace, è uno scandalo, perché non si deve morire al lavoro, assolutamente, ma lui già lo denunciava 30 anni fa. Un invito per chiudere? Tutti i crotonesi e non solo, tutti i villeggianti che vogliono partecipare a questa iniziativa, li aspettiamo tutti sulla spiaggia, venite tutti armati di radioline, magliette colorate, striscioni, e facciamo vedere che c'eravate anche voi. Questa è una manifestazione, pensiamo, unica, simpatica, irripetibile, è uno spot che vogliamo regalare alla città, alla provincia, alla nostra regione. Grazie.